Buongiorno ragazzi, come ogni venerdì io vi preparo questi brevi tutorial. Innanzitutto lo scopo e l'obiettivo di questi video è farvi sentire il mio affetto e la mia vicinanza, soprattutto quello. E poi è anche quello di proporvi comunque delle attività, dato che purtroppo in questo periodo, nonostante si possa ricominciare pian piano ad uscire e a condurre una vita, diciamo, sociale un po' più attiva, è importante per ora che, diciamo, il nostro tempo venga svolto per lo più a casa. E quindi talvolta a casa, non sappiamo cosa fare, o si studia, o si sta davanti al PC. O magari si sta ai videogiochi, invece magari mettere in moto la creatività è qualcosa che ci può far sfogare, ci fa sentire liberi e ci fa, come sempre vi dico, volare con la fantasia. E oggi viaggeremo nuovamente attraverso vari continenti, varie nazioni. Rivoliamo in Giappone. Vi ricordate quando abbiamo fatto il tutorial? Quello sui segnalibri origami, ok, di genere kawaii. Anche oggi voliamo in Giappone perché con voi vorrei parlare della importanza che riveste il significato e il simbolismo dei fiori in generale. Perché vi direte, i fiori hanno un vero e proprio linguaggio. Infatti, se regaliamo una rosa, il suo significato del nostro dono può variare in base ai colori. Se regaliamo, ad esempio, una margherita, ha un altro significato. Quindi, i fiori già dall'antichità hanno una loro non solo importanza proprio per il nostro pianeta, ma anche tra le comunicazioni e nei rapporti sociali tra gli esseri umani. Quindi mi piaceva focalizzare l'attenzione insieme a voi su quella che è la storia e l'importanza di un albero che mi ha colpita molto e che mi piacerebbe farvi vedere e mostrarvi anche dal punto di vista artistico, che è proprio la storia dell'albero di ciliegio. In particolare in Giappone viene venerato, viene festeggiato con un festival tra fine aprile e maggio, per lo più aprile, si chiama Akami. Questo è un festo, dovrebbe essere quello il termine, Anami, scusate, Anami. Con questo termine quindi si intende per lo più la festa proprio degli alberi di ciliegio. Che cosa sta a significare per il Giappone quest'albero di ciliegio? Si rifà a quella che è un po' una sorta di metafora, come se l'albero di ciliegio rappresentasse l'esistenza umana, la brevità ma anche la bellezza dell'esistenza umana, perché l'albero fiorisce, c'è un vero e proprio festival in cui si festeggia, si mangia insieme sotto questi alberi, addirittura durante la loro sfioritura, quindi non solo durante si osservano durante il loro fiorire, che è bellissimo, è rigoglioso, è colorato, hanno questi fiori di solito sono con 5 petali, con varie sfumature di rosa, ma si festeggia anche il loro sfiorire perché rappresentano quindi la vita dell'essere umano che dapprima, ecco, fiorisce e poi man mano sfiorisce, ma è un ciclo che, come noi, nasciamo, cresciamo e facciamo il nostro percorso di vita fino a ricongiungersi poi con la terra, proprio come i petali dell'albero. E quindi mi piaceva la profondità e l'essenza che i giapponesi sono riusciti comunque a spiegare attraverso la natura e attraverso questo simbolismo di un albero che di per sé è una pianta bellissima, è un albero bellissimo, ha tanti quindi significati, addirittura si rifà a significati di onore, di lealtà, di bellezza, di delicatezza, quindi è un simbolo di felicità e di benessere, di rinascita, e questo è un qualcosa che in realtà attualmente ci serve, è qualcosa di importante, soprattutto in questo periodo, un messaggio di speranza e di forza, proprio come il ciliegio, un qualcosa di delicato, di bello, ma anche di diciamo, significato di caducità, che significa che siamo, diciamo, di passaggio in qualche modo, però il nostro passaggio è importante, ed è profondo proprio come il simbolismo dell'albero di ciliegio.
cui insomma i giapponesi si rifanno spesso proprio per questi valori che abbiamo detto. Insieme a voi, quindi vorrei riproporlo su carta in maniera semplice. Vorrei, come sempre, le mie sono solamente delle idee, ma potete farlo nei modi che volete, nei colori che magari preferite. Ovviamente l'albero di ciliegio, vi ho detto, ha colori tenui, molto chiari, con varie sfumature di rosa. Possiamo usare il rosa insieme al bianco, magari il magenta sfumato con il bianco, come ho fatto io. Per riproporlo e per magari mettere il disegno nella nostra stanza come simbolo appunto di speranza, di vita, di rinascita, come quello di cui abbiamo bisogno anche noi adesso. Quindi un qualcosa che si rifà alla primavera che stiamo vivendo, al periodo difficile che attraversiamo e che ci ricorda che sì, siamo delicati, siamo fragili, siamo come l'albero di ciliegio, ma siamo anche forti, siamo pieni di onore e di valori e di bellezza, come le vostre splendide anime che io conosco. Quindi mi piacerebbe riproporre questo lavoro insieme a voi. Che cosa ci serve per poterlo fare? Ora ve lo mostro, sposto la videocamera. Allora, ci servirà. Lo spazio è piccolo, ma ce la facciamo. Allora, un foglio di album da disegno, preferibilmente un po' rigido perché così è meglio poterlo usare. Una bottiglia di plastica vuota, sarebbe meglio, ok? Ci servirà il fondo della bottiglia. Un posto per mettere, insomma, i nostri colori. Ci serviranno il nero e il rosa. E il bianco, io questi sono i colori che ho usato. Diluiti il rosa e il bianco, dobbiamo diluirli insieme in un piattino, ok? In modo tale che poi possiamo immergerci la bottiglia. Altri pennelli perché possono essere sempre utili. E il nero perché useremo il nero per dipingere a mano senza matita i nostri rami, ok? Quindi il foglio, piatto di carta con i colori diluiti all'interno, io ci ho aggiunto anche un po' d'acqua. Un'altra tavolozza, magari un altro piattino per il nero, la bottiglia di plastica vuota di cui ci servirà il fondo e poi i pennelli. Adesso io la prima cosa che faccio, prendo il foglio e lo metto in maniera verticale, quindi non orizzontale di così, ma in verticale, davanti a me. Prendo un pennello, uno qualsiasi, e lo immergo nel colore nero, ok? Andiamo a dipingere questo ramo di ciliegio, ok, partendo dalla base e mi spingo in alto. Usiamo le tempere perché fino ad ora abbiamo usato sempre, diciamo, gli acquerelli. Adesso usiamo queste. Se le abbiamo, può venirne fuori un buon lavoro. Dipingiamo questo ramo spingendoci in alto. Come sempre, bimbi, non bisogna essere perfetti. I rami, se voi vedete anche dalle foto e dalle immagini, non sono perfetti, ok? Quindi facciamoli anche i rami esterni, ok? Un po' più lunghi, in modo tale che poi ci possiamo disegnare i nostri bellissimi petali. Vi fermate all'altezza che desiderate. Come sempre io vi do delle indicazioni, ma non dovete seguirle alla lettera perché l'arte è creatività. Quindi i lavori che mi mandate sono sempre bellissimi e io li apprezzo perché mi fanno sentire la vostra vicinanza e la vostra presenza. E soprattutto, ecco, mi fa piacere tenere la vostra creatività ben allenata, così quando ritorneremo tra i banchi saremo allenati e saremo magari pronti. Io continuo a disegnare col nero i rami di questo albero,
Ok, ne faccio uno piccolino qui. Non li fate troppo spessi i rami, eh? L'unica cosa, magari cercate di... Ecco, li facciamo un po' irregolari. Ecco. Ok? Poi, una volta che abbiamo fatto questo lavoro, prendiamo il fondo della bottiglia e lo immergiamo dentro il piattino, ok? Perché dovrà essere il modo con cui noi andremo a ricreare il fiore di ciliegio. Ecco, vedete? Io giro un po', faccio così, vado a fare in questo modo. Ok, scolo un po'. E faccio così. Uno stampo. Vedete? Ogni volta che devo fare un fiore, la reimmergo. Reimmergo la bottiglia e premo sul foglio, come se fosse uno stampo. Premo forte, eh? Vedete? Di nuovo ho reimmerso la bottiglia. E ora la stampo sul foglio. Vedete? Vado a reimmergere la bottiglia. Non abbiate paura di sprecare la tempera, tanto deve venire un bel lavoro. Oh, ecco. Vado e rifaccio lo stampo. Premo, premo. Se voglio farne qualcun altro, magari ne faccio un altro qui. Ecco. Poi posso magari con la tempera bianca, prendo la tempera bianca e posso andare a fare qualche puntino. Faccio qualche puntino così. Giusto con la pittura. Ecco. Voi sentitevi liberi, eh? Così facciamo qualche puntino bianco e magenta qui. E qui. Ecco il nostro splendido albero di ciliegio, fatto con la bottiglia. Voi potete fare quanti fiori volete. Eccolo. Eccolo qui. Un po' imperfetto in questo punto, ma ecco, io magari ho pasticciato, voi sicuramente lo farete molto meglio di me, però è bellissimo. Sì, è perfetto e possiamo metterlo, scusate, eh? Possiamo metterlo nella nostra camera, possiamo regalarlo a qualcuno, insomma, è un simbolo di speranza, di bellezza e di fragilità, come siamo tutti noi, come siete soprattutto voi. Io spero che vi sia piaciuto. Mandatemi sempre i vostri lavori perché io li apprezzo tantissimo e mi fanno piacere, mi rendono gioiosa, sono contenta e fiera come sempre. E vi mando un grande bacio e un grande abbraccio. Vi voglio bene, a prestissimo.